Sono il professor Traina dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e oggi parleremo di protesi di ginocchio, allineamento cinematico e medial pivot. Queste sono le mie disclosure inerenti al topic della giornata. Molto più importante come disclosure il fatto che io sia cresciuto e abbia imparato a fare le protesi di ginocchio in un istituto dove la tradizione è molto importante. E quindi ho imparato a fare le protesi di ginocchio assolutamente con un allineamento meccanico, sempre con protesi posterior stabilized. E quando variavamo rispetto alla norma dell'allineamento meccanico di qualche grado, i nostri risultati venivano ritenuti degli errori. Quindi perché cambiare? Perché passare a qualcosa di diverso? Perché spingersi verso un allineamento cinematico o addirittura un cambio di modello protesico verso un medial pivot? Beh, è evidente che avendo la fortuna di dirigere un reparto di ortopedia che si occupa prevalentemente di protesi d'anca e protesi di ginocchio, se noi andiamo a vedere i nostri risultati tra la protesi d'anca e la protesi di ginocchio, c'è una grandissima differenza. Una è una pin-up e l'altro. Tutti noi sappiamo che i risultati che vengono riportati nei registri protesici inglesi e scandinavi mostrano come circa il 20% dei pazienti operati di protesi di ginocchio non sia soddisfatto del risultato. La maggior parte dei pazienti inclusi in questi registri sono pazienti che sono stati operati con un allineamento meccanico e con protesi posterior stabilized. Quindi, per poter risolvere questo problema di cattivi risultati clinici, cambiare strada potrebbe essere un'opzione. Ma perché fanno male le protesi di ginocchio? Beh, fanno male perché si irritano tutti i nervi sensitivi del ginocchio. Quindi noi dobbiamo avere una consapevolezza di quali sono le strutture del ginocchio che sono più innervate. Se andiamo a vedere le strutture del ginocchio che sono più innervate, scopriamo che sono le parti molli periarticolari quelle più innervate, quindi non solo i menischi, la capsula, la sinovia, i legamenti, i tendini che circondano il nostro ginocchio e quindi anche la nostra protesi. Questo concetto è un concetto antico. John Insall considerava la chirurgia del ginocchio una chirurgia delle parti molli, anche quando si faceva la protesi. Difatti, le strutture che fanno più male sono solitamente la zampa d'oca, la capsula posteriore e il tendine rotuleo. Qual è quindi il lavoro che deve fare un ortopedico per cercare di evitare di irritare le parti molli periarticolari? Sicuramente ricostruire nella maniera più accurata la biomeccanica del ginocchio e soprattutto evitare di toccare le parti molli, di strecciarle o lederle o fare ampi release. La cinematica del ginocchio è veramente molto complessa. 6 gradi di libertà per 6 gradi di libertà dà un'innumerevole infinità di soluzioni ed è veramente difficile ottenere una perfetta cinematica. A questo si deve aggiungere che naturalmente molti pazienti hanno un varo costituzionale, quindi già da inizio hanno una deformità, che non è proprio una deformità, è costituzionalmente come disegnato il loro ginocchio. Negli anni si sono sviluppate molte tecniche chirurgiche e con queste anche molti possibili allineamenti per la protesi di ginocchio. Noi sappiamo che abbiamo l'allineamento standard, che è l'allineamento meccanico, che deve rispettare le linee di forza che passano attraverso il ginocchio. Poi abbiamo un allineamento anatomico che ha un target fisso, quello di mettere la linea articolare in 3 gradi di varismo. A questi si devono aggiungere recentemente l'allineamento funzionale. L'allineamento funzionale invece vuole rispettare perfettamente l'anatomia del ginocchio nativo, posizionando la linea articolare come quella nativa, quindi non con un target fisso, ma customizzato paziente per paziente. E poi ci sono gli allineamenti ibridi. C'è il reduce
Kinematic Alignment, che è praticamente una modificazione dell'allineamento cinematico, che prevede di non mettere la linea articolare con più di 3 gradi di barismo, oppure c'è un Modified Mechanical Alignment che prevede di correggere e mettere lievemente più in varismo la componente femorale. Quindi, se questa è perfettamente la nostra linea articolare, se noi consideriamo le correzioni che sono possibili, l'allineamento cinematico agisce prevalentemente sulla componente tibiale, portandola più in varo o, in quello reduced, meno in varo. Se invece pensiamo alla tecnica standard, quella dell'allineamento meccanico, viene tutto fatto a livello femorale. Quindi, rispetto ai gradi normali di valgismo femorale, quando si vuole fare una protesi con una linea articolare un po' più vara, è la componente femorale che viene messa in varo. Riassumendo, quindi, l'allineamento anatomico ha un target fisso, 2-3 gradi di varismo. L'allineamento meccanico ha un target fisso, bisogna essere perpendicolari con le linee di forza, quindi 0 gradi di varismo. L'allineamento cinematico non ha un target fisso, va customizzato paziente per paziente. L'allineamento meccanico descritto da Insall ebbe molta fortuna. Un po' perché l'allineamento meccanico, per i materiali che c'erano a disposizione per costruire le protesi di allora, aveva dato risultati migliori rispetto all'approccio anatomico. Un po' perché effettivamente nell'80% dei pazienti un approccio meccanico dà anche oggi degli ottimi risultati. La sua riproducibilità, la sua pianificazione ne hanno decretato il successo. La sua grande diffusione e il successo internazionale non fanno però sì che noi non si possa pensare di poterlo migliorare, visto che c'è ancora un 20% di pazienti che non sta bene. La cinematica è una disciplina della fisica che studia il movimento. L'approccio cinematico di allineamento al ginocchio è un approccio che vuole proprio rispettare il movimento naturale e anatomico funzionale del ginocchio di ogni paziente. Lo scopo di questa presentazione e far capire qual è il razionale scientifico dell'allineamento cinematico, lo stato dell'arte dell'allineamento cinematico, qual è lo stato dell'arte del medial pivot come disegno protesico e come l'allineamento cinematico e il design protesico a medial pivot possano sposarsi. Gli assi di riferimento dell'allineamento cinematico non sono più quelli canonici a cui siamo abituati a pensare. Si compongono prevalentemente di 3 assi. Un asse di rotazione della tibia sul femore, un asse di rotazione della rotula e quindi che governa il tracking rotuleo e un asse di rotazione della tibia sul femore sul piano assiale. L'asse più innovativo e meno intuitivo è quello di rotazione della tibia sul femore, che non è più l'asse di riferimento a cui siamo abituati, che è quello transepicondilare, ma diventa un nuovo asse che passa per i condili posteriori. Gli studi di biomeccanica più accurati e precisi hanno dimostrato che la tibia ruota non attraverso un asse transepicondilare, ma attraverso il centro di un asse che può essere descritto come un cilindro che passa per i condili femorali. La definizione di questo asse cambia completamente tutti i concetti di cinematica del ginocchio e quindi anche la tecnica chirurgica, che deve fare dei tagli tibiali e femorali rispettando questo nuovo asse meccanico. Quando facciamo i tagli femorali, noi siamo abituati ad avere come riferimento l'asse transepicondilare. Quindi, utilizzando le guide standard che si trovano oggi a disposizione per le protesi di ginocchio, facciamo un taglio di femore sul piano coronale di circa 5-6 gradi di valgismo. A questo, una volta che flettiamo il ginocchio a 90 gradi, per mantenere uno spazio simmetrico in estensione e in flessione, facciamo un taglio dei condili posteriori con 3 gradi di extra rotazione. Questo permette alla fine, con un certo stretching delle parti molli, di avere una simmetria in completa estensione e a flessione di 90 gradi del ginocchio.
Se noi consideriamo invece l'asse di rotazione della tibia sul femore, il riferimento cambia. Il taglio del femore non è più un taglio fisso con 5-6 gradi di valgismo, ma deve rispecchiare il valgismo naturale del ginocchio. Una volta che noi fletteremo il ginocchio a 90 gradi, dopo questo taglio non sarà più necessario extraruotare la componente femorale di 3-5 gradi come con l'allineamento transepicondilare, perché la differenza dello spazio in flessione verrà compensata dal taglio della tibia, che risulta più varo consensualmente al valgismo del femore. Questo nuovo tipo di taglio del femore, che non prevede l'extra rotazione, lascia la normale lassità del ginocchio a 90 gradi nel compartimento laterale, che è una lassità fisiologica. Infatti, gli studi anatomici di Pinskerova ci hanno dimostrato come a 90 gradi di flessione il ginocchio possa essere varizzato fino a 10 gradi. E questa lassità del compartimento laterale ha un fulcro mediale, all'interno del quale si può descrivere un arco di movimento della tibia. Questo movimento può arrivare fino a 10 gradi. Dagli studi biomeccanici di Tokuhara, infatti, è stato descritto che a 90 gradi di flessione il ginocchio può essere varizzato, ma non può essere valgizzato. Quindi il compartimento mediale è inestensibile, mentre il compartimento laterale è estensibile. In questo studio australiano, in cui si è andata a vedere qual era la pressione all'interno del compartimento mediale e laterale, misurandola con uno strumento che potesse effettivamente misurare piccole differenze di pressione, si è scoperto come, con un allineamento meccanico, la pressione nel compartimento mediale e laterale sia non naturale e con pressioni più alte. Quando invece veniva praticato un taglio con allineamento cinematico, i picchi di pressione nel compartimento mediale e laterale erano inferiori e la distribuzione delle pressioni era più naturale e più simile al ginocchio protesizzato. Questo fa sì che con l'allineamento cinematico sia molto, molto più facile bilanciare le parti molli del ginocchio senza neanche toccarle. Il secondo asse da considerare è quello di flessione della rotula. Rispetto all'asse di flessione della tibia sul femore, questo è un asse parallelo, semplicemente spostato un po' più anteriormente e un po' più prossimalmente. Questo vuol dire che con i tagli cinematici che rispettano l'asse di flessione della tibia, non ci sono delle variazioni, essendo parallelo, dell'asse di flessione della rotula. Ma vuole anche dire che se dobbiamo fare un ricut dei nostri tagli, non possiamo assolutamente agire sul femore, che potrebbe cambiare il parallelismo dell'asse di cut del femore rispetto all'asse di rotazione della rotula, quindi creando dei problemi di maltracking rotuleo. Per quanto riguarda il terzo asse, quello di rotazione della tibia sul piano assiale, effettivamente più che l'allineamento conta il disegno protesico. Facendo quindi un confronto fra la tecnica di allineamento cinematico con la tecnica standard di allineamento meccanico, si possono individuare quattro principali differenze. La prima differenza è che il taglio femorale deve essere fatto parallelamente alla linea articolare, quindi senza correzioni rispetto all'asse meccanico. E questo è vero anche per quanto riguarda il taglio della tibia, che deve essere fatto parallelo alla linea articolare nativa e non rispettando la perpendicolarità rispetto all'asse meccanico. Altra differenza sostanziale è che con l'allineamento cinematico non bisogna fare il release delle parti molli e che il taglio dei condili posteriori non prevede i 3 gradi di extra rotazione della componente. Quindi, se andiamo a vedere con l'allineamento cinematico quali sono le azioni che noi possiamo fare per correggere un taglio che non bilancia in maniera perfetta il ginocchio, tutte le manovre sono molto simili rispetto a quelle che siamo abituati a fare con l'allineamento meccanico, semplicemente quando è necessario fare un ricut, il ricut sarà prevalentemente della tibia, accentuando anche di più il varismo. È evidente che per fare un allineamento cinematico
essendo molto difficile sul campo operatorio individuare l'asse di rotazione della tibia rispetto al femore, in passato sono stati proposti dei sistemi di navigazione robotica o di guide con mascherine tipo PSI per poter essere sufficientemente accurati. Una nuova metodica proposta da Howell prevede invece di misurare le resezioni fatte. E questa probabilmente è la metodica più semplice per approcciarsi a un allineamento cinematico. Per semplificare la tecnica dell'allineamento cinematico, bisogna innanzitutto comprendere che l'allineamento cinematico è della componente femorale. La componente tibiale sarà poi allineata in un secondo tempo dopo aver eseguito il femore, e quindi il suo allineamento sarà consensuale ai tagli che abbiamo fatto a livello femorale, con una tecnica del gap balancing o con una tecnica di misura delle resezioni. La tecnica proposta prevede di misurare con un calibro tutte le nostre resezioni. Quindi, per essere sicuri di essere paralleli alla linea articolare naturale, bisognerà controllare di aver tagliato uno spessore di condili femorali distali uguale sia lateralmente che medialmente. La stessa cosa si dicasi per i condili posteriori e la stessa cosa può essere detta anche per la tibia. Quindi lo spessore delle resezioni che abbiamo fatto che ci guida e che ci dice se siamo stati paralleli con la linea naturale articolare. Questa metodica è stata valutata al follow-up dagli stessi autori che hanno dimostrato che è una metodica semplice, ripetibile e chi si vuole approcciare a un approccio di allineamento cinematico la può utilizzare con fiducia. Alla fine, se vogliamo vedere quali sono i buoni risultati di un allineamento cinematico, ci dobbiamo abituare a vedere delle radiografie che fanno vedere le componenti posizionate più in varo o più in valgo rispetto a quello che siamo abituati. Però questo varismo e questo valgismo sono varismi e valgismi fisiologici, che se confrontati con il ginocchio controlaterale ne rispettano perfettamente l'anatomia. Un'altra cosa da valutare è, in una radiografia che includa tutti gli arti inferiori, il parallelismo della linea articolare rispetto al pavimento nonostante il taglio sia stato fatto lievemente in varo o lievemente in valgo. Questa tecnica chirurgica proposta dagli americani ha avuto una grande diffusione negli ultimi anni in tutto il mondo. Sono molteplici gli studi clinici che confrontano i risultati in termini di PROMS tra allineamento meccanico e allineamento cinematico. In questo studio cinese si fa vedere come con l'allineamento cinematico i risultati clinici siano migliori rispetto all'allineamento meccanico. Idem dicasi per questo studio giapponese. In questo studio neozelandese si dimostra come con l'allineamento cinematico sia meno necessario fare il release delle parti molli e quindi il bilanciamento complessivo del ginocchio sia migliore. In questo studio tedesco si dimostra come con l'allineamento cinematico il tracking rotuleo sia più naturale e migliore rispetto all'allineamento meccanico. In questo studio americano ancora una volta si dimostra come i risultati clinici dei pazienti operati con allineamento cinematico siano superiori rispetto a quelli operati con allineamento meccanico. In questa meta-analisi eseguita da un gruppo di studio cinese si è dimostrato come gli outcomes siano superiori dal punto di vista clinico e che nel long term la sopravvivenza degli impianti non sia differente. In questo studio neozelandese si vede come con l'allineamento cinematico sicuramente il bilanciamento del ginocchio sia migliore e anche che il fenomeno del femoral lift-off sia inferiore rispetto all'allineamento meccanico. In quest'altro studio neozelandese, infine, si vede come i risultati a 5 anni di sopravvivenza delle protesi impiantate con allineamento cinematico e allineamento meccanico non sia differente. Quindi, impiantare delle protesi lievemente in varismo a 5 anni non ha dato differenze di sopravvivenza della protesi stessa. È anche vero che questa è una voce lievemente fuori dal coro in cui si dice che i risultati clinici non sono anch'essi differenti fra le due metodiche e quindi si mette in dubbio l'efficacia nel lunghissimo termine. È chiaro che fino a qui tutto bene, gli anni sono necessari per valutare nel long-term follow-up i risultati dell'allineamento cinematico. Dopo avervi parlato dell'allineamento cinematico, per complicare ulteriormente le soluzioni chirurgiche, decidiamo anche di parlarvi di medial pivot
nel disegno protesico, proprio per fare qualcosa di assolutamente strano e diverso rispetto a quello cui siete abituati a fare. Per poter parlare di protesi a medial pivot, bisogna rapidamente ricostruire tutta la storia delle genesi delle protesi di ginocchio. L'albero genealogico delle protesi di ginocchio ha portato negli anni 70 alla definizione di due approcci distinti, che abbiamo visto anche sugli approcci di allineamento. Un primo gruppo in cui l'allineamento era un allineamento anatomico e un secondo gruppo in cui si parlava di allineamento funzionale. E ovviamente, con gli approcci diversi di allineamento, furono ideate e costruite delle protesi di ginocchio funzionalmente differenti. L'approccio anatomico prevedeva semplicemente di rivestire le superfici articolari. Non dovevano assolutamente essere toccate le parti molli, quindi si dovevano rispettare i legamenti crociati. E questo approccio si basava proprio sugli studi anatomici e fisiologici che dicevano come fosse importante rispettare le parti molli. Furono quindi ideate tantissime protesi che dovevano rispettare sia le parti molli che l'allineamento anatomico, ma sfortunatamente per poterli rispettare le geometrie delle protesi erano molto complesse e la tecnologia di allora, anche nei materiali, non supportava questo allineamento. Quindi i risultati clinici di queste protesi condannarono anche l'allineamento anatomico. Per semplificare l'approccio alla protesi di ginocchio, quindi fu proposto da Insall un approccio più funzionale, che quindi non rispettava assolutamente l'anatomia del ginocchio, in cui i tagli venivano fatti secondo degli assi meccanici e non degli assi anatomici, in cui la protesi poteva anche andare a sostituire il pivot mediale dei legamenti, quindi sacrificando il crociato anteriore e anche il crociato posteriore. Da questa idea sono nati moltissimi progetti di protesi con grandissimo successo che sono arrivati fino ai giorni nostri e che si sono affermate negli anni. Sicuramente fra questi la protesi di più successo fu quella ideata da Insall e Bernstein, che basandosi su degli studi di anatomia del ginocchio capirono come il centro di rotazione non fosse un centro di rotazione fisso e quindi idearono la protesi J-curve, cioè che rispettava questa migrazione del centro di rotazione del ginocchio sul piano sagittale. L'idea di Insall e Bernstein è stata di così grande successo che nel 2016, facendo una ricognizione di tutte le protesi di ginocchio utilizzate negli Stati Uniti, più di un 60% delle protesi rispettavano ancora questi canoni ed erano posterior stabilized. I risultati non eccezionali riscontrati però in alcuni dei pazienti operati con queste protesi hanno fatto definire una nuova entità di fallimento della protesi, quella meglio conosciuta come midflexion instability. La protesi di ginocchio che rispetta la J-curve, infatti, è una protesi di ginocchio che ha una ottima stabilità in completa estensione del ginocchio e una ottima stabilità in completa flessione del ginocchio, dai 90 ai 120 gradi. Nei gradi intermedi, dai 30 ai 60 gradi, purtroppo la stabilità del collaterale mediale si riduce. Ed è qui che nasce la midflexion instability. Ed è una midflexion instability propria legata al disegno protesico. Riguardando gli studi anatomici di Pinskerova, è evidente come il ginocchio in realtà abbia un meccanismo di rotazione molto complesso sul piano sagittale, che non è un centro di rotazione che migra durante il movimento, ma è composto da due movimenti, uno a raggio costante, che nel compartimento mediale si rispetta secondo tutto l'arco di movimento, e uno traslatorio, che però interessa prevalentemente il compartimento laterale. Per dare stabilità al compartimento mediale, difatti, il condilo tibiale è concavo, il menisco non è mobile, il raggio di curvatura del condilo femorale è costante. Se si va a valutare la tensione del collaterale mediale, questa è costante durante tutto l'arco di movimento. Se invece andiamo a vedere com'è l'anatomia del compartimento laterale del ginocchio, ci rendiamo conto che non c'è congruenza articolare, quindi il condilo tibiale è piatto, il condilo femorale è meno curvo e meno ampio nella sua superficie,
Il menisco laterale è mobile e quindi permette un rollback con uno sliding della componente femorale. Inoltre il legamento collaterale laterale è deflesso, non tensionato, a 90 gradi di flessione, come abbiamo visto prima. Se quindi consideriamo complessivamente il movimento del ginocchio, ci rendiamo conto che il ginocchio ha un punto fisso stabile che è al centro del condilo femorale mediale, all'interno del quale tutti i movimenti ruotano, sia in flessa estensione che in rotazione assiale, con un compartimento laterale molto mobile. Questo concetto anatomico ha spinto completamente a cambiare i disegni protesici e quindi si è passati da un J-curve a un concetto di isometria del condilo femorale mediale, quindi una sfera. Da qui sono nate molte protesi a stabilità mediale medial pivot. Le protesi a medial pivot quindi hanno un raggio costante nel condilo femorale mediale, hanno lì il fulcro del movimento e hanno una parte laterale della componente protesica piana come il condilo tibiale naturale, che permette una rotazione sul piano assiale. Il concetto di sfera a livello del condilo femorale mediale permette una isometria di tutte le parti molli nel movimento di flessa estensione del compartimento mediale. Quindi il concetto del ball in socket prevede una grande stabilità del compartimento mediale, nessun movimento in antero posteriore e una isometria del collaterale mediale. Il disegno laterale di queste protesi invece permette il rollback e il movimento in antero posteriore del condilo femorale rispetto alla tibia. Questo disegno ovviamente rispetta in maniera migliore la cinematica del ginocchio. Sono stati fatti quindi gli studi di cinematica del ginocchio con diversi disegni protesici. In questo studio, nel diagramma, le linee piene sono il movimento naturale di un ginocchio. Le linee tratteggiate sono il movimento delle componenti femorali protesizzate. Come potete vedere, in questo caso di protesi medial pivot, il movimento del condilo femorale mediale è parallelo rispetto a quello del condilo naturale, quindi rimane stabile e non c'è nessun movimento durante tutto l'arco di movimento del ginocchio. La linea blu invece descrive il movimento del condilo femorale laterale. Come vedete, sia nel condilo femorale laterale naturale che in quello delle protesi a medial pivot, il condilo scivola sulla componente tibiale e questo modo di comportarsi, anche in questo caso con una linea parallela, è molto naturale e fisiologico. Se si va a vedere il confronto fra questo movimento della protesi a medial pivot e altri disegni protesici, è abbastanza evidente che le protesi non si comportano come il ginocchio naturale. Come potete vedere, non c'è quasi mai un movimento parallelo alle linee naturali di movimento. Questo vuol dire che gli altri disegni protesici non hanno un movimento del ginocchio che rispecchia il movimento naturale. In questo studio su cadavere del movimento delle protesi a medial pivot, si è andato a studiare come erano le pressioni sulla componente rotulea. E permettendo questo movimento di rotazione sul piano assiale, le protesi a medial pivot permettono una pressione alla femororotulea più simile alla pressione naturale. Quindi ne beneficia anche il trekking roturio e il possibile dolore anteriore di ginocchio. Per capire effettivamente se queste protesi a medial pivot avevano anche in vivo un comportamento come quello descritto in vitro, sono stati fatti degli studi con l'amplioscopio di brillanza, in modo da studiare il movimento delle protesi impiantate nei pazienti. E con questi studi fluoroscopici si è visto che le componenti femorali tibiali effettivamente mantengono questo movimento tipico del ginocchio naturale. In questo studio portato all'American Academy del 2017 è stato fatto un confronto, sempre col fluoroscopio, fra delle protesi a medial pivot e protesi che erano posterior stabilized o ultra congruent, quindi con un inserto ad alta congruenza. Come potete vedere da questo filmato, confrontando il movimento del ginocchio protesizzato con un medial pivot rispetto agli altri due disegni protesici, il movimento è molto più fluido, ma soprattutto si può notare come la tibia nel componente mediale non abbia quella traslazione in antero posteriore.
quindi il ginocchio complessivamente su tutto l'arco di movimento risulti più stabile. Analizzando quindi i grafici si vede come il compartimento mediale sia stabile durante tutta la camminata del paziente e che non ci siano movimenti paradossi. Questo vuol dire che la cinematica del ginocchio protesizzato con una protesi medial pivot è più anatomico e rispecchia di più la funzione del ginocchio naturale. In questo studio su 492 pazienti sono stati confrontati molti disegni protesici e i risultati clinici premiano le protesi a medial pivot. I pazienti sentono il ginocchio più naturale, più stabile e funzionalmente più prestante. Il 76% dei pazienti che avevano un impianto bilaterale hanno detto di preferire le protesi a medial pivot. Difatti, le protesi a medial pivot hanno un centro di rotazione del condilo femorale mediale molto simile al centro di rotazione dell'asse cilindrico di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di allineamento cinematico. Per questo motivo le possiamo considerare come la coppiata vincente, medial pivot e allineamento cinematico, perché rispettano fondamentalmente l'asse fondamentale del movimento del ginocchio, che è quello di flessione della tibia sul femore. Se si fanno dei tagli cinematici per allineare la protesi a medial pivot, vedete come sia facile rispettare tutti e tre gli assi di rotazione di cui abbiamo parlando degli allineamenti meccanici e cinematici. In questo studio americano e coreano si è dimostrato che quando veniva utilizzata una protesi ideata per un allineamento meccanico e poi veniva eseguito un allineamento cinematico, i risultati in qualità di funzione del ginocchio non erano perfetti. Quindi per migliorare ulteriormente i risultati di un allineamento cinematico bisogna anche utilizzare delle protesi che permettano un movimento che si rispetti gli assi cinematici del ginocchio, quindi una protesi a medial pivot. In conclusione, l'allineamento cinematico ha una più ampia diffusione in questi anni e i risultati a medio termine lo stanno premiando rispetto all'allineamento meccanico. Bisognerà sicuramente aspettare dei risultati a più lunga distanza, quindi con un long term follow up, ma fino a qui sembrano premiarlo. Le protesi a medial pivot si stanno proponendo come delle protesi meccanicamente efficaci e quindi una valida alternativa rispetto alle protesi che normalmente utilizziamo. La coppiata allineamento cinematico protesi a medial pivot sembra proprio essere una coppiata vincente. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione.